Ci sono alcune storie che vale la pena conoscere e raccontare, anche se se ne parla poco, e molto spesso le si prende un po' sotto gamba, come se in realtà fossero delle storie marginali, con particolare riferimento ad alcune maison che molto spesso vengono bistrattate, quasi dimenticate, nonostante invece la loro grande storia, ed è il caso di Chopard, come avete visto anche nella copertina di questo video. Benvenuti o bentornati nella nostra stanza degli orologi, qui su Talk, dove parliamo di orologeria, storia degli orologi, ma anche di imprese che grandi uomini hanno compiuto con i loro orologi al polso. E nella puntata domenicale, come ormai saprete, di Beato tra gli orologi, ci occupiamo di parlare di orologeria, ma in maniera un po' diversa rispetto alle solite recensioni, perché assieme andiamo sui cataloghi online delle maison per vedere un po' quali sono le novità, le offerte, i prezzi, quando questi sono pubblici, e molto spesso lo sono, ma non sempre, lo abbiamo imparato domenica scorsa, quindi vedremo anche questa volta. Sono puntate completamente genuine, quindi senza aver visto e preparato nulla, una vera e propria reaction così spontanea a quello che è appunto il catalogo, in questa puntata per l'appunto Chopard. Ora, prima di entrare però nel vivo della nostra puntata, del nostro Beato tra gli orologi, è il caso di fare alcuni cenni storici su Chopard, perché si sappia bene, prima di vedere che cosa offrono sul sito e quindi qual è l'orologeria di Chopard, sebbene ne abbia già parlato in una puntata dedicata alla storia di Chopard, non tutti sicuramente l'hanno vista, quindi è giusto che voi sappiate che Chopard è stata fondata nel 1860, quindi una maison storica e molto antica, per esempio più antica di Rolex, per chi non lo sapesse. Rolex è relativamente giovane, parliamo degli anni 20 del Novecento, e viene fondata da Louis-Ulysse Chopard, che fonda la propria manifattura specializzata in orologi da tasca e in cronometri. Ed è qui che vorrei porre un attimo l'accento. Sì, perché sebbene fosse soltanto il 1860 e quindi fossimo in uno stato tecnologico di avanzamento e di scoperta, mi fa riflettere, e credo che faccia riflettere anche voi, come nel 1860 qualcuno possa pensare, ma anche prima per altre maison, possa pensare di fondare una manifattura di orologi, cioè una fabbrica in cui si costruiscono calibri e orologi, orologi da tasca e cronometri, cosa che, nonostante la tecnologia odierna, praticamente non fa nessuno. Oggi chi fonda una maison di orologi in realtà fa degli assemblaggi di pezzi presi da un produttore piuttosto che da un altro, ma nessuno a distanza di più di 100 anni oggi apre una manifattura, cioè apre la sua bottega in cui inizia a realizzare i suoi orologi. Ora, qualche caso indubbiamente c'è, ci sono gli indipendenti che hanno anche costi stratosferici, però si contano sulle dita di una mano, quando invece in quegli anni, a inizio secolo, praticamente nascevano maison, tante maison poi morte a causa della crisi del quarzo, come funghi, ma erano maison e manifatture vere e proprie. E insomma, questa cosa sinceramente mi ha fatto un po' riflettere. Tutto ciò che avviene dopo poi nella manifattura Chopard è storia, e vi lascio il link al video dedicato alla storia di Chopard nella descrizione di quest'altro video, così che possiate approfondire. Mentre ora direi che possiamo chiudere l'argomento storico e andare finalmente sul sito di Chopard. Allora, ciò che salta all'occhio, ma è una cosa che sapevamo, un po' come per Van Cleef & Arpels, di cui abbiamo parlato in una precedente puntata di Beato tra gli orologi, Chopard non è soltanto orologeria, o almeno non lo è più, e anche gioielleria. Quindi nella sezione principale del sito, una volta aperto, troviamo subito la bellissima Julia Roberts che pubblicizza dei gioielli di Chopard. A noi però interessano gli orologi. Indubbiamente qualcuno di voi avrà già riconosciuto varie cose, tra cui l'Alpine Eagle, che credo anche sia quello che il modello che più ha fatto conoscere alle nuove generazioni di appassionati Chopard, ma per tanti altri Chopard è famosa per il 1000 miglia, ma adesso ci arriviamo. Allora, tutti gli orologi da uomo, vediamo un po' che cosa ci propone. Calibri di manifattura, quindi alta orologeria, normalmente sono calibri look, ma anche qui vi ripeto, guardate il video dedicato alla storia di Chopard. Alpine Eagle, allora,
Innanzitutto ho notato molta curiosità nell'Alpinigol, anche nelle dirette che spesso facciamo su Instagram con Giulio Chiossone. Gli avete spesso chiesto che cosa ne pensa di Chopard, dell'Alpinigol, se è un orologio che ha mercato, se si vende. A me piace tantissimo. È un orologio che mi piace tanto, nonostante la sua ispirazione alle linee gentiane, alla lunetta Hublot con le sue viti che però sono sistemate in ordine. La sporgenza ore 9 che richiama un po' la cerniera del Nautilus di Patek Philippe. Insomma, è un orologio ispirato, credo che non lo si possa negare. Però è anche vero che, nonostante la sua ispirazione, è un orologio anche molto molto personale, molto identitario. Un Alpinigol lo riconosci immediatamente, grazie per esempio al suo bracciale, grazie al suo quadrante con questa lavorazione a raggi di sole che non è proprio Soleil, è una lavorazione Soleil però molto particolare, molto più profonda, che non si vede in altri orologi. Lo si riconosce dal quadrante con numeri romani e con indici a bastone. Insomma, secondo me è un orologio altamente riconoscibile, questa cosa mi piace, e poi onestamente mi piace perché è bello, è di manifattura, è indubbiamente ben realizzato, immagino che costi anche tanto, ora non ricordo esattamente il prezzo, ma se ci sono li andiamo a vedere, ci sono, e quindi ce li andiamo a vedere, 15.900 euro. C'è anche da dire che per esempio questa potrebbe essere una risposta alla domanda che spesso fate, cioè perché si vede poco, perché ha poco mercato. Beh, è un orologio da 16.000 euro. Per quanto possa essere retorico un discorso di questo tipo, c'è necessariamente da dire che chi spende 16.000 euro per un orologio raramente può permettersi di comprare uno Chopard, perché io credo che sia il decimo orologio che entra in una collezione. Significa che prima devi aver speso mediamente 100.000 euro per una collezione che poi porti anche all'Alpinigol di Chopard e ai suoi 16.000 euro. E purtroppo pochi se lo possono permettere. Fosse per me, avrei in collezione 500 orologi di tutti i tipi, di tutte le fasce di prezzo, però purtroppo non è possibile. Molto spesso io in primis, credo un po' tutti, anche quando si tratta di spendere poco, perché poi lo dico sempre, è inutile nascondersi dietro un dito, tutti quelli che comprano un orologio e che non siano dei milionari cercano di spendere bene i propri soldi, che non significa investire, significa semplicemente che i soldi non li troviamo per terra e che quindi ci vuole una certa oculatezza quando si spendono determinate cifre. Credo appunto che sia il caso dello Chopard Alpinigol, che è un orologio molto esclusivo anche perché è per pochi e per quei pochi che possono permetterselo. Beati loro, io lo vorrei volentieri in collezione. Calibro, come dicevamo, look di manifattura, credo che lo dica anche, l'avevo letto prima da qualche parte, ma lo leggiamo qua. Completamente sviluppato, prodotto e assemblato nei laboratori di orologeria di Chopard, il calibro meccanico Chopard 0101C a carica automatica e un COSC anche, 28.800 alternanze, 60 ore di riserva di carica. C'è poco altro da dire onestamente, se non sui colori di questo orologio, molto bello il blu, ci sono anche altre interpretazioni, anche l'acciaio oro simpatico, 24.900 euro, cioè 10.000 euro in più per un po' d'oro, cioè praticamente c'è la lunetta, la corona e la maglia centrale in oro, ma costa 10.000 euro in più, una differenza di prezzo di sicuro sproporzionata rispetto alla quantità di oro, se volessimo parlare di oro. Però per esempio tra i modelli in acciaio e in acciaio oro, prendiamo di Rolex che tutti conoscono, non c'è una differenza di 10.000 euro, c'è una differenza di... Beh, però ci si avvicina, forse c'è una... No, bugia, c'è una differenza di 4-5.000 euro, una cosa del genere. Vabbè, comunque, un altro dei motivi per cui questi Alpinigol si vedono raramente. Prima di continuare con la nostra trasmissione, permettetemi un attimo di parlarvi del nostro sponsor domenicale che ci consente di registrare il nostro beato tra gli orologi. Sto parlando di clockface.it, che ormai conoscerete a memoria, ed è un marketplace tutto italiano che tratta tanto l'orologeria di lusso quanto l'orologeria di nicchia.
nicchia, l'orologeria economica e anche tantissimi micro brand, anche italiani. Ed è un po' il punto di forza di clockface.it, perché così come Crono24 mette a disposizione degli acquirenti tutte le garanzie del caso, ma lo fa anche per tutta quell'orologeria di nicchia che su Crono24 praticamente non si trova mai. E lo fa appunto proprio per la community degli appassionati italiani. E poi Clockface in realtà offre tanti altri servizi e tanti altri contenuti, tra cui proprio Clock Lab, il primo corso da orologiaio online tenuto da Stefano Colombo del canale Tic Tac Watch Channel qui su YouTube, tra l'altro molto conosciuto e seguito, e vi consiglio di seguirlo perché ne vale la pena. E questo corso da orologiaio consente di imparare a smontare, pulire, revisionare, rimontare e comunque in particolare a capire meglio tutto quello che ruota attorno all'orologeria meccanica, e quindi anche a revisionare il proprio orologio, quello di qualche amico, magari capire ancora meglio le condizioni di un orologio quando girate per mercatini. Insomma, un corso da orologiaio online che tra l'altro è in offerta promozionale, ma le prime 100 iscrizioni stanno già per terminare, quindi vi consiglio di andare a vedere e di scoprire di che cosa si tratta, così anche da iscrivervi nel caso. Lo fate su clockface.it nella sezione Clock Lab in alto, e vi dico anche che ogni iscritto, oltre naturalmente a poter seguire le lezioni di Stefano che sono registrate, quindi ve le guardate e riguardate tutte le volte che volete nel vostro portale personale, nell'area personale di Clock Lab una volta iscritti, ogni iscritto riceve a casa anche il kit di Clock Lab, lo riceve in omaggio. Questo kit comprende tutti gli attrezzi necessari per fare pratica assieme a Stefano nelle sue video lezioni, e comprende anche il calibro selezionato da Stefano, quindi il movimento vero e proprio dell'orologio, da smontare, pulire e rimontare tutte le volte che vorrete tramite le lezioni di Stefano e tramite anche le live che verranno fatte per rispondere alle domande degli iscritti, alle domande degli studenti di Stefano. E lo potrete fare proprio grazie al kit di Clock Lab, di cui tra l'altro parlerò a breve proprio qui su Talk, perché me ne arriva uno in prova, ve lo faccio vedere per bene. Quindi andate su clockface.it per scoprire tutti questi servizi, e noi torniamo al nostro beato tra gli orologi. Cronografo costa meno praticamente dell'acciaio oro solo tempo, però è anche un 44 mm gigantesco, 23.200 euro. Perché è così grande? Avrà qualcosa di particolare o è un cronografo normale? I tasti integrati qui all'interno della Carrure praticamente non si vedono, e il profilo di questo orologio molto bello anche il bracciale. Vediamo un po' sul movimento che cosa ci dice. COSC 60 ore, Chopard 0305, completamente integrato e ruota a colonne. Contatore di minuti, smistamento tipo saltarello, jumping minute, vediamo perché, i minuti. Niente, ad ogni minuto scatta la lancetta, e come praticamente qualsiasi cronografo, tranne per esempio Zenith, che invece ha questa ruota a trascinamento, cioè gira sui minuti assieme alla lancetta dei minuti, quella grande, quella principale, quindi non salta per ogni minuto. Per me, con una lettura più difficile di un jumping minute come questo qui e come praticamente tutti gli altri cronografi anche di fascia economica, come per esempio dei semplici ETA. Vabbè, anche Zenith non ce l'ha jumping minute, quindi poco da dire. Immagino siano scelte tecniche, perché di sicuro non è complicato farlo. È un po' più complicato, ma niente di particolare. Con data va bene, però questo è un XL, Alpine Eagle XL 44 mm. No, per me è no. Poi abbiamo Ore del Mondo One Black 18.900 euro. Per esempio, un Ore del Mondo titanio non ha il bracciale, questo è vero, però costa molto meno di un semplice Alpine Eagle acciaio oro. 24.900 euro per l'acciaio oro contro un Ore del Mondo a 18.900 euro, che costa 6.000 euro di meno, quando l'Ore del Mondo è comunque una complicazione molto apprezzata. Vediamo se questo calibro è interamente di manifattura, ma ritengo di sì, come sempre. Sì, calibro Look 0105L, COSC 60 ore, eccetera eccetera, quindi un Ore del Mondo di manifattura, doppia corona naturalmente per la regolazione dell'ora e per la regolazione della
del calibro GMT, no? Che quindi va ad indicare l'orario. Questo invece, questa sfera qui invece, credo che vada ad indicare i giorni del mese, perché arriva a 31, quindi probabilmente indica il giorno del mese. Più che probabilmente, direi che non può essere diversamente. Poi abbiamo il 1000 miglia. 1000 miglia che è da sempre il cavallo di battaglia, è stato il cavallo di battaglia di Chopard, altro grande orologio. Mi piacerebbe averlo, quantomeno per la storia che porta dietro con sé. Da sempre è protagonista della 1000 miglia, magnifica gara per gli amanti di automobilismo. Anche in questo caso 44 mm 8.250 euro. In realtà c'è anche da dire che per chi volesse uno Chopard 1000 miglia, beh, si trova anche alla metà di questo prezzo del vintage, del neo vintage, che secondo me ha anche molto più carattere di questi nuovi 1000 miglia, che sono tra l'altro anche giganteschi, sebbene naturalmente si tratti di calibri diversi. In questo caso non ci dice chi è che fornisce questo calibro, dice che è un COSC 48 ore, quindi potrebbe essere tranquillamente un Sellita. Indica ore, minuti, secondi, però non ci dice che è di manifattura, chiaramente. Vediamo un po' se qui è specificato meglio. Movimento, bilanciere, no, non dice chi lo fa questo movimento. Sappiamo che è un COSC, che è un cronografo, però da quello che vedo qui probabilmente è un Sellita, un 7750, come si chiama Sellita? Perché ETA 7750, Sellita che è il clone, vabbè, non mi sovviene in questo momento. Poi abbiamo ancora gli Alpine Eagle, questi sono piccoli, da 33 mm 12.000 euro e da 33 mm 17.000 euro, quindi qua c'è una differenza di 5.000 euro, nella versione grande da 41 c'è una differenza di 10.000 euro. Anche questo onestamente lo trovo abbastanza incomprensibile. Noi avevamo chiesto gli orologi da uomo, ve lo ricordate? Sì, credo che ve lo ricordiate anche voi, c'è scritto qua orologi da uomo, però tutti questi orologi anche così piccoli, 33 mm, con diamanti, con pietre preziose, li mette tutti tra gli orologi da uomo. Questo è un 36 mm, bello 36 mm, questo è bello. Oro rosa etico. Non so che cosa voglia dire. Vediamo un po', è una moderna interpretazione del St. Moritz, primo orologio creato nel 1980 da Carl Frederick Schuffel, non so bene come si pronunci, co-presidente dell'azienda, in oro rosa etico 18 carati. Ma se qualcuno mi vuole spiegare... Ah, prezioso ed etico, vediamo un attimo. Perché? Perché etico? Per l'uso responsabile. Dal 2018 Chopard utilizza oro di provenienza responsabile. Oro di provenienza responsabile. Beh, approfondiremo... Che cosa significa questa provenienza responsabile? Probabilmente senza sfruttare nessuno nell'estrazione dell'oro? Sicuramente sì, però insomma, ridurre il tutto a questa dicitura provenienza responsabile onestamente mi fa un po' sorridere, semplicemente perché non so bene che cosa possa voler dire. Calibro completamente sviluppato, prodotto e assemblato nei laboratori di orologeria Chopard, anche lui calibro 0901C. Questo è veramente bello, veramente bello, misura veramente perfetta, soprattutto per un bracciale integrato che normalmente veste un po' più grande sui polsi rispetto a un orologio classico tondo con cinturino o bracciale tradizionale. Certo, il prezzo è alto, 40.600 euro, però c'è anche da dire che un orologio full gold, calibro di manifattura, che cosa ci compri con 40.000 euro? Ci compri un Daytona cronografo di Rolex full gold. A voi la scelta. C'è da dire che Chopard è più esclusivo. Perché più esclusivo? Perché lo comprano in meno persone, probabilmente ne realizzano meno, forse all'anno. Come bellezza però non lo so. Io è molto bello, lo vorrei in collezione, però sinceramente prima prenderei un Daytona full gold, lo dico onestamente e senza neppure nessun tipo di paura, però va detto, io lo devo dire, voi me lo dite nei commenti. Poi abbiamo questo è bellissimo qua, oro rosa etico di forma con questa cassa tonneau, magnifico, micro rotore,
questo è veramente veramente bello, sottile, sottile, automatico, questo quadrante con lo chemin de fer, ovvero la minuteria tipicamente Cartier a forma di binario ferroviario, numeri romani, sembra un po' Cartier, forse un po' troppo, forse anche un po' per quello che mi piace tanto, però è molto bello. 29.900 euro, movimento naturalmente di manifattura, cronometro COSC dotato di movimento meccanico, look 9701 a carica automatica, bello, veramente bello, bello, bello. Poi c'è la collezione Look di Chopard, che va ancora oltre la manifattura, e adesso magari vediamo qualcosa, la Chopard manifattura, e poi i nostri artigiani. Va bene, vediamo ancora che cosa abbiamo. Questo anche è molto bello, peccato che sia un 40 mm ed è un tutto quadrante, quindi sicuramente poteva essere più piccolo. Uno strano cinturino in pelle e corda, praticamente è pelle dentro e sembra corda, tessuto fuori, credo che lo sia. Molto particolare, devo dire che queste foto onestamente lasciano un po' a desiderare quando si parla di orologi di questo tipo, di questa fascia, di questa caratura, con delle foto che sembrano soltanto dei render e comunque ce n'è praticamente una davanti, una da dietro, una laterale e una della chiusura. Non lo so, certo non sono orologi che si acquistano online, naturalmente si vanno a provare, però è anche vero che sono, ed è il motivo per cui facciamo Beato tra gli orologi, e anche la presentazione, no, di queste maison, e ritengo utile valutare anche questo aspetto. Bello, peccato che sia troppo grande, come immagino sia troppo grande anche questo qui, 40 mm anche lui, davvero enorme. Questi sono orologi che dovrebbero essere ad oggi 36 mm. Io non sono più un amante dei 36 mm, ma quando si parla di orologi sportivi, orologi braccialati, tutti d'acciaio, allora lì, secondo me, ormai trovo più coerente un orologio da 39 mm. Ma orologi di questo tipo, che tra l'altro nascono per essere eleganti, onestamente me li aspetterei più piccoli. Tra l'altro volevo anche vedere un'altra cosa, perché questo orologio qui, come potete vedere, probabilmente è comunque troppo grande rispetto al calibro, perché come potete vedere la secondina, piuttosto che essere verso il basso e quindi andare a coprire l'indice ad ore 6, perché l'orologio è correttamente proporzionato, anzi sarebbe correttamente proporzionato, in realtà è molto più centrale, va a lambire praticamente il pignone centrale delle sfere. Perché? Perché il calibro all'interno, infatti lo si vede, ha una certa dimensione che richiederebbe un orologio da 37 mm, non a caso, e invece l'hanno fatto da 40 mm, evidentemente per soddisfare esigenze di altri mercati, probabilmente, o comunque esigenze di chi vuole indossare questo orologio per farlo vedere piuttosto che per avere un orologio elegante, tant'è che hanno dovuto fare una ciambella, la famosa ciambella sul fondello, per contenere in una cassa da 40 mm un calibro più piccolo di quello che è effettivamente l'orologio, e quindi succede che poi la secondina praticamente è quasi al centro, neanche si trattasse di un orologio al quarzo. E questo non posso che dirlo come critica a questo design. Poi l'orologio ha un calibro eccezionale, ma secondo me si poteva fare meglio. Poi c'è tanta altra roba che non mi aspettavo da parte di Chopard, perché mi aspettavo avesse meno roba. Questi 1000 miglia sono bellissimi, adesso li vediamo, 40 mm e 5, tutta secondo me qui c'è tutta la classe di Chopard, tutta la classe del 1000 miglia. 9.820 euro, tra l'altro, è un prezzo assolutamente onesto per un orologio del genere, e con tutta la storia che si porta dietro. In questo caso si tratta, vediamo se riusciamo a capirlo, probabilmente si tratta di un ETA, anche in questo caso non lo vedo, di sicuro non è manifattura, sebbene sia un COSC, ma non ci parla di manifattura la stessa Chopard, ma tra l'altro dal disegno posteriore lo si vede, è sicuramente personalizzato, ma c'è da dire che la storia, la prestigiosa 1000 miglia, è indubbiamente la cosa più bella del mondo, come dice Chopard, la chiamano i veri appassionati. Chopard è da sempre protagonista, come dicevamo, della 1000 miglia, e beh, la storia di questo Chopard è quella che secondo me giustifica un posizionamento di questo tipo, giustifica un orologio
di questo tipo e anche il fatto che piaccia così tanto. Non sarà pregiatissimo? Probabilmente sì, però è anche vero che basta dire Chopard per ricordare appunto il mille miglia, e secondo me, tra l'altro immagino lo si acquisti con forti sconti, e quindi ci siamo. Qui poi abbiamo anche dei tourbillon di cui però non c'è il prezzo, tourbillon volante, belli, 40 mm, anche qui forse un po' troppo grandi, ma probabilmente vediamo un po' il calibro dietro, quanto è grande rispetto all'orologio, giusto per avere un'idea, e poteva essere un po' più piccolo, sicuramente sì. Tourbillon volante, magnifico, oro bianco etico, numero 8 di 50 pezzi al mondo, immagino, e vediamo un po' se è vero. Serie limitata di 50 raffinati esemplari, movimento a carico automatica, look sviluppato da Chopard, bello, ma è un tourbillon? Sì, è un tourbillon, dal disegno lo si vede, però non lo vedevo scritto, perché molto spesso può capitare di vedere dei quadranti simili che in realtà poi si chiamano open work e sono praticamente dei semplici buchi nel quadrante per vedere la semplice spirale, quindi sembra qualcosa di raffinato, poi alla fine è soltanto un buco nel quadrante, ma non è un tourbillon. Alpine Eagle 41 verde, bello anche lui. Poi ci sono le varie versioni del 1000 miglia, questo Alpine Eagle Cadence 8HF in titanio, 23.700 euro, e poi abbiamo gli oro rosa da 41, 58.800 euro, circa 60.000 euro. Che sono tantini, possiamo dire sicuramente che sono tantini. Ancora tutte le configurazioni preziose che si possono immaginare, quadranti pavé, lunette, rainbow, c'è veramente di tutto. Ci sono anche questi, questo qui è bello, è questo re del mondo, ci sono varie versioni, insomma c'è veramente tantissima roba nel catalogo. Ci sono scheletrati, questo è molto bello, tutti molto grandi onestamente, 42 mm, 42,5, il 44 che abbiamo visto prima, Isolo Tempo da 40 mm, questo tourbillon da 43 mm, è un tourbillon? No, non credo, no, assolutamente, questo qui è un calendario perpetuo. Grandata, bello, però è grande, 43 mm, sono grandi questi orologi, 43 mm, questo qui sembra invece quasi una cinesata, non mi permetterei mai, grande tecnica orologiera, però questo disegno un po' eccessivo, e anche la foto che non rende secondo me, e anche la foto, questo è bruttino proprio, 44 mm, insomma c'è veramente tanta roba, c'è una specie di Chaikin in School One, no, non fa per me. 36, oh, un orologio piccolo, 36,5 mm, acciaio, 27.000 euro. Perché 27.000 euro? Vedete qui il calibro quanto è grande rispetto alla cassa? Perché? Perché è una cassa da 36,5 mm. Se fosse stata la cassa che abbiamo visto prima da 40 mm, avremmo visto la solita ciambella. Insomma, Chopard, grande storia, grande pregio tecnico, molta bellezza anche estetica, ma anche tante cose onestamente non ritengo all'altezza, quantomeno da un punto di vista stilistico, perché tecnicamente c'è veramente poco da dire, se non riguardo a quegli orologi che non incassano calibri di manifattura, questi sono sempre grandi, sì, 40 mm, che non incassano calibri di manifattura e che comunque costano un po', ma si pregiano della storia di Chopard o dei suoi orologi. E a questo punto c'è anche una scelta da fare, perché come sapete in Beato tra gli orologi alla fine scelgo sempre l'orologio che volentieri porterei a casa, e devo dire che sono molto combattuto questa volta, perché c'è il 1000 miglia che storicamente mi piace tanto, ma che non mi pare essere di manifattura. C'è questo qui bellissimo, ma che alla fine sembra un po' troppo Cartier. Ci sono questi eleganti belli ma enormi, non, altrimenti questo blu, se fosse stato un 36-37 mm, onestamente l'avrei valutato seriamente, come anche questo qui in oro bianco, quadrante nero, cinturino nero lucido, magnifico, di un'eleganza estrema. Questo qui è un salterello, quindi con ora digitale e sfera dei minuti, ma 53.900 euro.
euro, cioè anche io vorrei fare una scelta etica, insomma. Costano davvero tanto, perché diversamente potrei dire al volo oro rosa, full gold, 41 mm, quadrante verde, siamo tutti contenti, 60.300 euro, va bene, ma non è neanche una scelta intelligente. Quindi, per quanto costi tanto, a questo punto che devo fare? Niente, sceglierò l'Alpine Eagle, che mi piace tanto, ma costa uno sproposito. 17.400 euro, quadrante verde petrolio, indubbiamente bellissimo. La data l'avrei evitata volentieri in questo caso, ma devo anche dire che io la data sugli orologi la gradisco, quindi non è perfettamente integrata, ma me la faccio tranquillamente andare bene. Mi porto a casa questo bel calibro di Chopard, questo Alpine Eagle iconico a suo modo, e ad un prezzo che non condivido, ma magari spero in un bello sconto, che ci dobbiamo fare. Insomma, Chopard, grande storia, bellissimi orologi, grande tecnica, grandi contenuti tecnici, in alcuni casi anche pochi casi onestamente, però grandi contenuti estetici, come l'Alpine Eagle, che ripeto mi piace molto, così come mi piace molto il 1000 miglia, dove però pecca un po', anche se ricordo che ci sono dei manifattura ora, magari ne parleremo un'altra volta, però lì di sicuro in alcuni casi pecca da un punto di vista tecnico. C'è poco altro che sceglierei di Chopard, potrebbe anche essere il motivo per cui in realtà non è così presente nelle collezioni degli appassionati, per quanto immagino che tantissimi magari meno appassionati o che scelgono soltanto un bel accessorio comunque acquistino Chopard. In alcuni casi troppo grandi, forse in quasi tutti i casi troppo grandi in realtà, probabilmente perché dedicati a dei mercati diversi da quello italiano o comunque da quello europeo. Probabilmente Chopard vende molto di più in altri mercati, questo non lo so, ma è una concreta possibilità. Alla fine, onestamente, stringendo, mi è rimasto l'Alpine Eagle. E sono un po' dispiaciuto di questa cosa, perché in realtà Chopard mi piace molto, la sua esclusività, il suo pregio, male si concilia, secondo me, con quelli che sono poi i miei gusti, che sono assolutamente soggettivi, e a quel punto mi sa che l'unica scelta possibile rimane effettivamente l'Alpine Eagle. Ora, come al solito, vorrei sapere la vostra nei commenti, quindi parliamone assieme, non prima però di avervi ringraziati per essere stati anche in questa puntata e darvi appuntamento, come sempre, a un nuovo video qui su Tok. Ciao!